Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi è un video un po' particolare in quanto vi mostro i premi che ho vinto al giveaway che ha fatto Italian Kawaii Land sul suo canale qualche tempo fa e quindi mi arrivo del pacchettino e lo spacchetto appunto insieme a voi. Io sono contentissima di aver vinto questo giveaway e Sofia ti ringrazio ancora tantissimo, ti mando un grosso bacio. Io ero in vacanza quando mi hai detto che avevo vinto il tuo giveaway e meno male che mi hai avvisato perché dove stavo io, insomma, internet non prendeva bene e quindi i video non potevo vederli. Sono stata contentissima di aver vinto questo giveaway perché io non vinco praticamente quasi mai niente. Questa è la seconda volta che vinco un giveaway. Ne vinsi uno tempo fa sul canale di Silvia Creazioni e ho vinto un paio di orecchini suoi e questo quindi è il mio secondo giveaway che vinco, anche se a distanza tipo di un anno, però non sono, mi posso ritenere fortunata almeno di aver vinto qualcosina. Quindi praticamente apro insieme a voi, ho già tolto le etichette con i nomi. Allora, innanzitutto la prima cosa che mi ha colpito tantissimo è stato questo washi tape che praticamente è favoloso con i bois e spero di poter riutilizzare. Lo taglio, poi lo metto sulla mia agenda perché lo sapete che io adoro il washi tape. E quindi vediamo un pochino. Tutti i pacchettini bellissimi. Allora, prendo un pochino random e vediamo cosa esce dal pacchettino. Allora, è uscito subito uno stampo. Che carino! E lo stampo a forma di fiocchettino. In realtà li sto cercando perché per la resina non ne ho. E quindi cade proprio il pennello. Che bellino! Tra l'altro è uno stampino pieno di brillantini. L'hai fatto tu? Carinissimo! Poi è uscito fuori anche una base di un cameo. Vabbè, non ve lo apro perché tanto comunque si vede. Bellissimo! Poi abbiamo i diamantini o i cristalli, non so come chiamarli, e questi sono dei cristalli che penso li possa utilizzare per farci dei bracciali nelle reti, quelle lì tubolari, o anche come granella. Ho già delle idee. Poi le chiusure per le catene a pallini. Mi servivano queste perché mi servono sempre. Un altro base per cameo. Questa è molto molto bella. Sì. Un'altra base. Che bella questa, è dorata. Praticamente non riuscite a vedere perché c'è la carta davanti. Ecco, così si vede meglio. È dorata con tutti questi fiorellini. Bellissima. Vedo un altro cameo. Bello, ma dove li trovi questi? Bellissimo. Sofia, dove trovi questi camei stupendi? Perché io così particolari non li trovo mai. Sono bellissimi. Poi abbiamo le due boccettine. Che carine. Disastro. Che carine, sono bellissime. Bellissime. Sì, posso già farci tante cosine carine. Già con il gancetto, bellissime. Grazie. Poi abbiamo questi per le unghie, che io ovviamente utilizzerò per la resina, color Tiffany. Azzurro Tiffany, più azzurro che Tiffany, bellissimo. Poi abbiamo la catena a pallini che avevo finito, quindi è perfetto questo premio. E anche bella grande, sì, molto bella. Gli washi tape, guardate che carini. Allora, questo rosso, questo viola con dei riflessi anche dorati che ovviamente non riuscite a vedere dalla fotocamera, e questo argentato così, molto belli ancora. Ma quanta roba c'è, non mi ricordavo che fosse talmente tanta roba. Un altro cameo stupendo,
Sono meravigliosi queste basi. Già sto pensando a quello che posso fare. Le bustine trasparenti che servono sempre, specialmente per i mercatini. Io vedo ancora cose che non so quando finisco. Ah, e altri diamantini. Questi sono neri. Ottimo, perché li avevo finiti. Bellissimi. Belli belli. Poi abbiamo... ah, il bigliettino sta qui. Complimenti per la vincita, un bacione. E poi Italian Cowboy Land. Mi raccomando, passate a trovarla dal suo canale, perché è una ragazza dolcissima e bravissima. Poi abbiamo questi segnalibri, che forse vi apro così riuscite a vedere meglio, ma non voglio rovinare la busta. Vabbè, tanto penso che riuscite a vederli lo stesso. Eccoli. Questi non li avevo mai comprati. Faranno un ottimo inizio. Questa base è meravigliosa, bellissima. Bella, bella, bella. Con l'albero della vita, se non erro. Poi abbiamo un altro stampo. Questo è di plastica rigida ed è ottimo sempre per la resina. Non vedo l'ora di provarlo. E forse ultima creazione. Sì. Una calamita. Bellissima. Ma l'hai fatta tu? Perché se l'hai fatta tu è stupenda. Ma è bellissima il pane con questo piattino stupendo. Guardate. È così. Il coltellino. Il pane. Questo è di Fimo, sì, l'hai fatto tu. Bellissimo. Il piattino e il cestino con le uova. Stupenda. È bellissima. Bella, bella proprio. Non so come fare, farvela vedere. Ok, così. Stupenda, bravissima. Quindi, questo è tutto quello che ho vinto al giveaway di Italia Cowboy Land. Mi raccomando, seguitela sul suo canale, fate una visita nel suo canale e seguitela anche sui social. Io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre lasciatemi tanti mi piace, tanti commenti, e iscrivetevi al canale per non perdere tutti quanti gli altri video. E noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!